Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione e un saluto anche a chi ci sta ascoltando o vedendo in streaming via rete, via intranet. E io cercherò di essere breve in questo intervento, quindi più che altro andrò a raccontare un pochettino come è stata l'evoluzione normativa della Seveso senza perdermi, anche, come già ha accennato Alfredo, prima senza perdermi in citazioni di articoli, di altre cose, lezioncine varie, perché comunque siamo tutti più o meno addetti ai lavori, sappiamo tutti più o meno di che cosa si parla, qual è la normativa, eccetera. Quindi inutile dilungarsi troppo e anche perché voglio giustamente lasciare più spazio alla persona che ha curato in maniera intensissima, no? Questo rapporto. Che Francesca Minniti, che comunque ritengo che debba avere più tempo possibile a disposizione per poter illustrarci la natura di questo rapporto, di questo primo rapporto sui controlli. Ed eventualmente ce ne saranno altri, chi lo sa, se ci saranno degli altri rapporti negli anni a seguire. Quindi brevemente, che è successo dalla Seveso 2 alla Seveso 3? Cominciamo con una piccola introduzione per quello che riguardava la Seveso 2, era stata regolata dal decreto legislativo 334 del 99 che ha regnato in Italia per oltre 15 anni e che aveva stabilito alcune regolamentazioni per quello che riguardava sia le autorità competenti per i controlli e sia quindi il regime di controllo sulle attività Seveso. Come avete visto, più o meno dalle presentazioni che ci sono state prima, anche quella di Franco Sturzi, noi contiamo circa 1.000-1.100 stabilimenti Seveso in Italia, un 50% circa ora li identifichiamo con quelli di soglia inferiore, quindi con un quantitativo di sostanze stoccate inferiore a un certo limite che è stabilito dalla normativa. Ci sono poi un altro 50% degli stabilimenti di soglia superiore, quindi che vanno oltre questi limiti stabiliti dalla normativa. Che cosa succedeva? Che in regime di 334, in regime di Seveso 2, i controlli erano principalmente a carico di due autorità competenti, quindi il Ministero dell'Ambiente per quello che riguardava gli stabilimenti in soglia superiore e le regioni per quello che riguardava gli stabilimenti di soglia inferiore. Un aspetto accessorio, sempre per quello che riguardava l'attività di controllo, veniva da quello che era poi l'istruttoria sui rapporti di sicurezza, che è un procedimento legato a un documento specifico che era obbligatorio per gli stabilimenti di soglia superiore. Quindi si produceva questo rapporto di sicurezza, che non è altro che una analisi di rischio approfondita di quelle che sono le sostanze, i processi impiegati e le nature dei possibili eventi incidentali che possono essere probabilmente presenti in uno stabilimento Seveso, e questa attività veniva quindi svolta dai comitati tecnici regionali, quindi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che quindi era una sorta di, anche questa, di forma di attività di controllo, però non finalizzata tipicamente all'attività ispettiva sul campo, quale noi stiamo parlando e andremo a parlare nel seguito. Per quello che riguardava la pianificazione dei controlli negli stabilimenti di soglia superiore, quindi quelli soggetti all'autorità del Ministero dell'Ambiente, tipicamente la programmazione era svolta su determinati parametri che erano generalmente quelli che voi vedete proiettati in questa slide. Quindi tipicamente i nuovi stabilimenti che rientravano nel campo di assoggettabilità, richieste specifiche da parte di altre autorità che potevano venire da regioni, potevano venire dall'autorità giudiziaria, che potevano venire dalle prefetture, che potevano venire dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, risultati delle precedenti verifiche ispettive, perché in questo caso si aveva una sorta di rating che ti poteva dare la sensazione di una particolare criticità per la quale si rendeva necessario comunque approfondire un certo tipo di intervento, un certo tipo di attività di controllo anche nel corso degli anni. E naturalmente poi il passaggio da una categoria, dalla categoria inferiore alla categoria superiore, quindi un aggravio potenziale, probabile,
probabile del rischio legato a questo stabilimento che rendeva necessario quindi un'azione di controllo mirata e specifica. Questo grafico credo che vi sia familiare perché l'ha già proiettato Franco nella sua precedente presentazione. Questo è il trend negli anni di quelle che sono state le ispezioni in regime di Seveso 2 per gli stabilimenti di soglia superiore. Come vedete, prego. Come vedete, dai di buoni risultati che riguardavano il 2005-2006 fino al 2010, c'è stata una progressiva inversione di tendenza e quindi ci siamo trovati ad un sempre maggiore decremento di quelle che sono le attività di controllo. Vi spiegherò poi in seguito generalmente quali sono state le problematiche che hanno causato questa inversione di tendenza. Quindi, chiudendo il discorso 334, passiamo alla norma cogente vigente, quindi alla norma che attualmente si occupa dei rischi industriali in Italia. Il rapporto non riporta i dati relativi alle attività 2016, che sono le attività quindi che sono state messe in campo a seguito di questa normativa. Ci fermiamo al 2015, comunque nel rapporto, se noterete, c'è anche già un inizio, una storia di quello che è la normativa vigente, perché giustamente c'è stato il passaggio nel corso della redazione di questo rapporto sui controlli e quindi ci pareva anche giusto e legittimo andare a formare una sorta di anello di congiunzione di trapasso tra quello che era la vecchia normativa e la normativa nuova. Sono cambiate alcune cose molto importanti, sono cambiate le autorità competenti in gioco, quindi il Ministero dell'Ambiente ora è autorità comunque che intrattiene i rapporti con la Commissione europea, è autorità che raccoglie tutte le informazioni, quindi relative alle autorità di controllo, alle attività di controllo, è l'autorità che si occupa, è titolare del tavolo tecnico per uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale, è un organismo che prima non c'era e ora è stato istituito ai sensi del decreto 105, nel quale quindi tutte le autorità interessate, tra le quali ISPRA, le agenzie regionali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le prefetture e tutti i portatori di interesse possono quindi partecipare per stabilire delle regole comuni di indirizzo, delle linee guida eventualmente. Vengono istituiti oltretutto dei gruppi di lavoro specifici per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale di certe particolari forme di controllo. E quindi ecco, il compito del Ministero dell'Ambiente ora è questo. Per quello che riguarda le attività di controllo specifiche, quindi le attività ispettive, abbiamo che ora il Ministero dell'Interno, nella figura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle direzioni regionali, che programma, pianifica e dispone le ispezioni sugli stabilimenti di soglia superiore. Per gli stabilimenti di soglia inferiore rimane la titolarità alle regioni e attraverso quindi eventuali organismi identificati poi viene svolta l'attività di controllo a livello locale. Che cosa è stato chiesto quindi intanto rispetto alla normativa precedente? Una pianificazione, una programmazione dell'attività, il coordinamento per quanto possibile e l'armonizzazione delle azioni di controllo, quindi possibilmente con altre attività di controllo previste, sappiamo che stiamo parlando di AIA ed eventualmente di REACH, dove previste, e la frequenza delle ispezioni basata su una valutazione sistematica dei pericoli. Quindi, è stato richiesto necessariamente di andare a fissare dei parametri sistematici e dei parametri quindi obiettivi e quanto più oggettivamente possibile riscontrabili di quelle che sono le attività di controllo, di quella che è la pianificazione e programmazione di ispezione. Per quello che riguarda quindi la programmazione e la pianificazione, l'articolo 27 cita esplicitamente quali sono gli elementi che devono costituire il piano nazionale delle ispezioni o comunque il piano anche regionale per quello che riguarda le agenzie regionali e le regioni. Quindi
Quindi questi, quelli che vedete sono gli argomenti che deve contenere il piano per quello che riguarda l'attività ispettiva, quindi valutazione generale degli aspetti di sicurezza, elenco di gruppi di stabilimenti, eccetera. Il piano in questione, quindi, viene preparato e emesso quindi a livello nazionale dal Ministero dell'Interno su comunque collaborazione anche dell'ISPRA. Il primo piano triennale 2016-2018 è stato emesso l'anno scorso, attorno alla fine di febbraio dell'anno scorso, e quindi permette a questo punto di fornire le basi per quelle che sono poi le attività di programmazione delle attività ispettive, quindi a livello locale. A livello locale in che senso? Che per quello che riguarda le attività ispettive sui stabilimenti di soglia superiore, il piano viene sfruttato poi dalle direzioni regionali dei vigili del fuoco, dai CTR, come vedete, per emettere dei piani annuali ispettivi, nei quali poi vengono quindi programmate e identificate le aziende da sottoporre a controllo nell'arco di quell'anno. Se non ci fossero queste attività di pianificazione e di programmazione, se non ci fosse questa sistematizzazione, inevitabilmente la direttiva e il decreto 105, quindi la norma italiana, obbligherebbe quindi le amministrazioni a svolgere delle ispezioni sugli stabilimenti di soglia superiore almeno un anno, almeno una volta l'anno per tutti gli stabilimenti presenti sul territorio nazionale e almeno ogni 3 anni per quelli di soglia inferiore. Si tratterebbe di un carico di lavoro enorme anche per le disponibilità di organici che ci sono a livello nazionale, perché non dimentichiamo che come per la precedente normativa 334 e anche per la normativa attualmente in vigore, le ispezioni sugli stabilimenti di soglia superiore, parlo di questi adesso nel dettaglio, sono svolte da commissione composte da 3 funzionari ispettivi, generalmente appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle agenzie regionali e all'INAIL. Noi sappiamo che le attività svolte da questi funzionari non sono specialistiche, non sono finalizzate soltanto all'attività ispettiva, ma ogni amministrazione, quindi ogni ente coinvolto, ha poi dei propri compiti di istituto. Quindi si va a considerare tutta una serie di sovraccarichi accessori, e parlo dei colleghi delle ARPA, ad esempio, per quello che riguarda le ispezioni AIA o altre attività di controllo, che andando a pianificare un'attività ispettiva su quasi 600 stabilimenti l'anno continuativamente, potrebbe presentare delle grosse problematiche. Grazie, Accidenti. sì, grazie alla programmazione, quindi si è riuscito a distribuire questa attività ispettiva nel corso del triennio e quindi a ridurre il carico di lavoro a carico anche dei funzionari addetti alle ispezioni. Che cos'altro è stato introdotto di innovativo? E questo mi pare giusto indicarlo, che le ispezioni sono adesso fatturate, sono a carico dei gestori, quindi è un onere a carico del gestore il pagamento dell'attività ispettiva, cosa che non era mai accaduto nei 16 anni precedenti, e queste attività quindi finanziano tutte quelle che sono le attività di funzionamento che è il regime dei controlli, compreso quindi anche il trattamento di missione di quello che sono gli spostamenti e le attività degli ispettori. Questo era ad esempio una delle problematiche che avevano causato la riduzione delle attività ispettive nel corso della precedente legislazione, perché essendo tutto a bilancio dello Stato e quindi tutto comunque soggetto a finanziarie, manovre, eccetera, c'era stato nel corso degli anni un abbassamento notevole di quelli che erano gli stanziamenti a carico delle attività ispettive. In questo caso si è potuto quindi beneficiare di un sistema che prima non c'era, e che sicuramente ha portato dei benefici anche per quello che riguarda quindi l'attivazione delle ispezioni e la programmazione e il numero delle ispezioni, e
che in questo modo ha portato quindi a una spinta propulsiva, ovviamente, perché sui circa 600 stabilimenti, come dicevamo, 560 rotti, nell'arco del triennio del piano triennale si arriverà comunque ad aver ispezionato almeno una volta tutti gli stabilimenti in soglia superiore presenti sul territorio nazionale. Alcuni addirittura potranno essere sottoposti ad un'ulteriore ispezione nell'arco del triennio. Su questo non mi dilungo tanto perché non voglio andare a perdere troppo tempo su quello che riguarda l'obiettivo di quello che è la pianificazione delle attività e l'obiettivo dell'ispezione, per il quale se possiamo sorvolare tranquillamente, comunque lo troverete nel rapporto scritto. Questi sono gli elementi della programmazione, perché il piano fornisce anche degli strumenti per programmare le attività ispettive, a carico quindi di chi è preposto alla programmazione annuale delle attività. Questi sono gli elementi in ingresso sui quali poi si possono stabilire dei punteggi e quindi dei criteri di priorità, che vanno generalmente da priorità 1 a priorità 2 e priorità 3, per quello che riguarda quindi la periodicità annuale, biennale o triennale. Non mi dilungo oltre sui particolari perché sarebbe un discorso troppo lungo, e soltanto mi soffermo un momentino su quello che è la definizione di quelli che sono gli organi tecnici individuati e il personale ispettivo che è preposto alle ispezioni, e quindi abbiamo gli organi tecnici nazionali che sono tipicamente l'ISPRA, l'ISS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'INAIL, le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, le Regioni e Province Autonome e l'UNMIG per quello che riguarda gli stoccaggi sotterranei. Questo è il corpo ispettivo che viene identificato dalla normativa, dall'allegato H nel dettaglio, per quello che riguarda la composizione delle commissioni ispettive. Sono stati stabiliti dei criteri che deve avere il personale ispettivo, ancora 2 minuti, ho finito, il personale ispettivo per quello che riguarda la partecipazione alle commissioni ispettive. E quindi chiudo con quello che è il dato del 2016 e 2017 in corso per ora. Quindi con questo nuovo corso di ispezioni, con questo nuovo corso normativo, la programmazione e la pianificazione delle ispezioni, per quello che riguarda i soglia superiore possiamo contare su oltre 200 ispezioni programmate, 160 ispezioni effettuate, due corsi di formazione fatti nel 2016 che hanno coinvolto circa 140 funzionari appartenenti alle amministrazioni interessate, nello specifico 44 nuovi ispettori formati a livello teorico per quello che riguarda il personale del Sistema Nazionale di Protezione Ambiente, 15 programmi regionali pervenuti nel 2016 per circa 120 ispezioni fatte. Per quello che riguarda il 2017 abbiamo già ricevuto la programmazione di 12 CTR, quindi per il soglia superiore, e 6 programmi di regioni e province autonome. Con questo chiudo, vi ringrazio per l'attenzione e quindi grazie di tutto.